tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi tra l'altro è l'11 novembre, sapete cosa succede l'11 novembre? Iniziano i saldi su AliExpress. Avete già fatto i vostri acquisti? Io sì, e ho preso un bel po' di DP. A dire il vero, quest'anno mi sono concentrata sugli special, perché ho visto che con quelli classici a volte fanno qualche pasticcio durante questi saldi a causa della mole di ordini che ricevono e quindi non ne ho presi tantissimi. Vi spoilerò soltanto questo DP che ho preso da Naifei, non ho mai ordinato da loro, ai diamantini quadrati, con questi macaron così, insomma, molto stile che piace a me. E basta, insomma, gli altri invece ve li mostrerò quando mi arriveranno. Beh, quindi buon acquisto a tutti quanti. Bene, dopo questa premessa, passiamo alla recensione del DP di Momo Art, che è uno store in qualche modo riconducibile a Wakan. Prima ancora di cominciare a parlarvi del DP, vorrei fare una piccola divagazione per quanto riguarda Wakan, perché in molti mi chiedono perché sono così avversa nei loro confronti. Bene, vi spiego rapidamente cosa è successo. 2 anni fa, Wakan, anche altri venditori, ma soprattutto Wakan e i loro negozi collegati, quindi AZQSD, Evershine, Lucky Star, eccetera, eccetera, vendevano una qualità orribile, cioè era assurdo fare i loro DP, impossibile. E, però ovviamente non è che si sapeva, io ne avevo acquistato qualcuno prima. Aveva qualche problema, poi ho chiesto al venditore, ma i problemi li hai risolti prima di fare un mega ordine durante sempre i saldi dell'11 novembre? E lui mi ha detto di sì. E così come ho fatto io, e tantissimi altri abbiamo fatto ordini molto consistenti proprio per approfittare dei saldi di AliExpress. Quindi ho preso tipo una ventina di DP full, anche abbastanza grandi. Tipo il più piccolo era 40x50, insomma, giusto per darvi un po' una misura. Ebbene, tutti e 20 sono ineseguibili. Uno l'ho anche fatto recentemente, lo vedrete qui nel canale tra qualche settimana, vi mostrerò la recensione, ma giusto per mostrarvi qual era il problema. Appena si mette un diamante, ne saltano 15. E non sto scherzando, ne saltano 15 di quelli vicini. Appena si sfiora il DP, anche solo per spostarlo leggermente oppure per appoggiare la mano mentre si mette i diamantini, si alza la mano e mi trovo la mano piena di diamantini. Cioè, è assurdo, viene un nervosismo pazzesco riuscire a farlo. E quindi qualcuno mi sono sforzata di realizzarlo e altri ne ho ancora 15 al momento lì, non so quando mai li farò. Il rimborso il venditore non l'ha voluto concedere e quindi capirete insomma che ogni volta che vado nella scrivania dedicata ai DP, che un giorno tra l'altro vi mostrerò, e vedo tutti quanti i miei diamond painting lì pronti per essere realizzati e ne vedo 15 che non farò mai, ci rimango molto male perché sono soldi completamente buttati. Bene. Dopo questa esperienza del 2018, inizio 2019, perché nonostante questo, in marzo 2019, di nuovo avevo chiesto se avevano risolto, hanno detto di sì, ne ho presi altri due, scema io ovviamente, perché sono orribili anche quelli, e bene, da quel momento io ho scelto di non acquistare più da loro, anche perché il rimborso non me l'hanno dato, proprio si sono rifiutati, a prescindere, forse mi hanno dato tipo 8 dollari di rimborso per acquistarmi da un altro venditore il solo colore nero, perché secondo loro il problema era solo il colore nero. Va bene, lasciamo stare. E quindi io ho deciso di non acquistare più da loro, anche se adesso vendono una qualità migliore. E mi dispiace, però io sono rimasta troppo scottata da questa esperienza e quindi non acquisterò più da Wakan e loro store collegati. Quindi capirete che quando mi è arrivato questo DP, lo apro e vedo che ha una grafica sempre quella di Yokan, cioè, sono morta dentro. Ho detto no, ti prego, adesso mi tocca fare un loro DP. Ebbene sì, l'ho fatto. Allora, la qualità non è ovviamente quella del 2018, assolutamente. Non è neanche il top. E vi dico perché, alcuni diamantini hanno una dimensione leggermente più piccola rispetto agli altri. Quindi rimangono degli spazietti. Ecco, non si vedranno magari così tanto perché era più piccolo, soprattutto il colore nero. E sul nero, nero non vedete tanto gli spazi. Si notano di più sui colori chiari, ovviamente.
Però insomma, vabbè, insomma, sono riuscita a farlo senza troppi problemi. E un'altra cosa è che ho finito un colore prima di terminare il DP, ma un bel pezzo prima, e quindi ho dovuto prima usare i diamantini brutti che avevo scartato, che avevano sporgenze e sì, insomma, avevano una forma un po' irregolare, e poi invece ho usato quelli della mia scorta perché comunque non mi sarebbero bastati. Di altri colori invece ne ho avanzati pochissimi, però vabbè, insomma, non è un problema. Mi urta un po' quando li mandano il numero giusto, cosa che tra l'altro sto riscontrando anche da un fan, perché se per caso se ne perde qualcuno, se si iniziano a scartare i diamantini perché hanno forme irregolari e ci si trova insomma alla fine, magari ne mancano, non so, 10, 5, 20, però insomma è abbastanza fastidioso. Ma comunque, a parte, vi dico, quel colore che era il 976, se non erro, e sono riuscita a finirlo, insomma è venuto anche abbastanza bene. Qualche diamantino si alza, però guardate, cose da niente. Quando vedrete quello che ho appena realizzato della partita dei difettati di Wakan, capirete che i diamantini che si alzano dai venditori attualmente non sono nulla, nulla. Anche a me capita che qualche diamantino di qualche DP si alzi, ma credetemi che non è niente, anche se sono 15 in tutto il DP, 20, credetemi che non è un problema. Ci si dà una passata di rullo e fine, boh, a posto. Poi se proprio uno vuole fissarli, una bella mano di Mod Podge o di colla primo, insomma, poi ognuno usa quella che preferisce e basta, insomma, il problema si risolve. Per cui qui è vero, qualche diamantino si è alzato, ma no, ero anche in dubbio se dirvelo, perché secondo me insomma non è un problema. Finché sono così, che qualcuno si alza qua e là, mi va benissimo. Il problema è quando si alzano, appena ne appoggio uno, se ne alzano 15 attorno, oppure appena appoggio la mano mi restano tutti attaccati al palmo, ecco, allora là è un problema. Per cui questo dei diamantini che si alzano, prendetelo insomma come veramente aspetto non secondario, proprio ultimo aspetto. Il DP comunque è venuto carino, mi piace molto il procione, io ho questa fissa per i procioni da una vita, non lo so perché, cioè quando ero piccola mi dicevano: che animale ti piace? Il procione! Boh, non so da cosa derivi, però mi stanno proprio simpatici, più lui che si mangia il cookies, è veramente troppo carino. Le sfumature sono anche buone, quindi diciamo che la qualità non è male, assolutamente. Io non vi dirò mai che mi sono trovata da Dio, che è il mio venditore preferito, il perché insomma ve l'ho appena spiegato, per cui capitemi, ecco. E comunque dai, sì, mi sono trovata bene, i prezzi sono anche abbastanza bassi, quindi lo promuovo, però sempre con quell'asterisco che non passerà mai nelle mie recensioni verso questo venditore. Va bene, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e se non siete ancora iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi. E bene, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti!